Ciao a tutti ragazzi! Allora, questo è un video speciale. Video speciale così, giusto per... Innanzitutto volevo cominciare salutando Peppe Nerazzurro, che mi sono dimenticato l'ultima volta, ma eravate esattamente tanti che mi sono proprio dimenticato. Saluto anche Lorenzo Nerazzurro, saluto anche Forza Inter e Luca Spagnoli. Un saluto. Quindi aprendo con i saluti, come di consueto, e perché faccio questo video? Perché boh, mandava di commentare un po' appunto un gran giocatore come Francesco Totti, 40 anni oggi, e che dire, l'ultima bandiera italiana, penso, perché comunque ormai dopo Maldini, dopo Del Piero, dopo Zanetti, l'ultimo è lui. Spiace, ormai il mondo del calcio è questo. Tra l'altro, ecco qua, tra parentesi, in esclusiva, questo Francesco Totti qua, FIFA 2002. Poi ci sarà poi un'altra puntata di Inter Nostalgia prossimamente, quando avrò tempo di farvi vedere un attimo. Ditemi anche nei commenti, ovviamente metterò l'Inter del 2001-2002, stagione un po' così, nel senso, poteva essere grande stagione, ma come tutti gli juventini sanno, come tutti noi sappiamo, il 5 maggio 2002 è andata come è andata. Quindi ditemi voi che match fare, Inter contro quello che volete voi, farò Inter Roma, Inter Juve, non so. Quando avrò tempo farò anche Inter Nostalgia, tra l'altro con Totti raffigurato, combinazione. Quindi ragazzi, queste bandiere ormai non ci saranno più, mi spiace. Totti è stato un grande campione, è ancora un grande campione, l'ultima stagione è questa per lui. E, che dire, di bestia alla fine lui non può lamentarsi, un mondiale l'ha vinto, un campionato l'ha vinto, due supercoppe italiane, due Coppa Italia, insomma, come palmarès non è male, nazionale ha anche fatto bene, fatto il suo, quindi auguri a Francesco Totti per i suoi 40 anni e anche se è in ritardo a Ronaldo Luis Nazario da Lima, perché comunque anche lui è un grande campione. Purtroppo lui non è stata una bandiera per l'Inter e mi dispiace, però ragazzi, grande campione che purtroppo sarà la sua ultima stagione, quindi una grande carriera, ancora auguri a lui. E poi cosa aggiungere più? Quindi in anteprima vi anticipo appunto, la prossima puntata di Inter Nostalgia sarà per FIFA 2002, per la PlayStation 1, e anche stessa stagione, però con PlayStation 2 farò un video di Pro Evolution Soccer, il primo. Quindi come voi ben sapete sono un fanatico di PES, quindi PES li ho tutti. E con ciò farò Inter Nostalgia anche di quello. E poi volevo anche commentare, un commento in più la partita di domenica. Io domenica, scusate per il video che ho fatto, perché tanto mi sono rivisto, mica ero mezzo addormentato, quindi io invito... Come ben avete visto, per chi mi segue da un mese a sta parte, li carico abbastanza tardi perché mi ci vuole un po' di tempo, perché sennò mi consuma i giga del telefono, quindi devo caricarlo tramite wifi, ci mette quelle 3-4 ore, quindi io video cerco di fare il prima possibile, però i tempi di caricamento sono quelli su YouTube, quindi vi anticiperò che comunque dal prossimo anno sicuramente farò dei video, meno video in macchina nella mia Panda come un classico ormai, perché il tempo che ho è quello che è, quindi vi anticipo che poi farò, penso, più video, insomma aprirò altre rubriche come appunto Inter Nostalgia. Comunque vedete, poi io sto aggiornando anche la mia pagina di YouTube, se volete vedere un attimo c'è la playlist di Inter Nostalgia, quindi l'ultimo che ha caccato è quello di Winning Eleven, guardate anche gli altri se non sono di altissima qualità, perché comunque appunto in questo ultimo mese ho avuto modo anche di cambiare il telefono, quindi adesso i video sono già un po' più in HD, per così dire, quindi per così dire, in HD comunque si vede bene.
Quindi già si vede anche la mia bella faccia. Che aggiungere più? Settimana di Champions, di Coppa Europea. Quindi, tra l'altro, aspetta, prima della Coppa Europea, volevo commentare anche questo partito, un commento aggiuntivo su quella partita di Inter-Bologna. Perché tanti, ho visto tanti tifosi che, no, quelli che almeno conosco io, interisti, che hanno detto che è stata una partita brutta, l'Inter non ha fatto chissà che cosa, dobbiamo vincere. Ragazzi, innanzitutto, rispetto alle partite precedenti, miglioramenti ci sono stati. Quindi non è che possiamo stare a lamentarci perché non abbiamo visto. Perché alla fine Ranocchia ha sbagliato il gol alla fine. E Ranocchia non è un attaccante, cioè Ranocchia è un difensore. Cioè, anzi, già tanto che comunque è riuscito a creare quell'occasione lì. Purtroppo non l'ha messa dentro, ma ha avuto un'occasione che ha avuto è stata quella. Il fatto è che quando Icardi sbaglia il gol, nessuno ne parla. Icardi mica sbaglia il gol praticamente quasi fatti. Quello in realtà va bene, poi quando segna va tutto bene, tutti si dimenticano. Icardi è un giocatore limitato, perché segna, per carità, alla fine, però magari ti fa dei lisci clamorosi. Su quello invece non ne parla nessuno, su quello. Quindi, parliamoci chiaro, Ranocchia ha fatto la sua partita, discreta, comunque ha fatto una buona partita, e mi auguro che per lui che ritorni in pista, ritorni, perché comunque noi in difesa, cioè su Fortuna Murillo insomma, o Miranda sembrano una merda, quindi è così. Centrocampo, spero Giovan Mario torni, perché minchia sono già in crisi, porca troia. Quindi ragazzi, non stiamo ad allarmarci per questo pareggio col Bologna, perché la squadra è quella che, cioè nel senso quella che è. Chiaramente ci sono stati, cioè il carattere c'è stato occasioni da gol ne abbiamo avute, quindi purtroppo non possiamo vincerle tutte, deve andare dritto anche quello. La Juve, sebbene a volte giochi male, a volte le partite le vince, anzi già mi sembra strano, abbiamo vinto con la Juve 2-1, perché quella o la perdevamo o la pareggiavamo, addirittura l'abbiamo vinto, quindi le partite si fanno così, c'è chi va bene, c'è chi va male, c'è chi va sempre bene, c'è chi va sempre bene, c'è chi va sempre male, quindi... Quindi ragazzi, non voglio più annoiarvi, io vi lascio via appuntamento alla prossima partita con lo Sparta Praga, cazzo di sole che c'è, non vedo niente neanche così, e quindi vi anticipo Inter Nostalgia FIFA 2002 e vediamo poi quando riuscirò a fare questa puntata. Quindi un augurio speciale a Francesco Totti, 40 anni, sebbene è un grande... sempre non penso sempre per il culo, perché comunque per il modo in cui parla, cioè, però comunque è stato in campo un grande campione, comunque una grande bandiera che purtroppo sarà l'ultima, ripeto, quindi è un peccato, perché il calcio ormai, come ben sapete, è tutto milioni e quant'altro, quindi l'ultima bandiera della Serie A è il campionato italiano, poi chissà tra 20 anni cosa succederà, magari ci saranno altre bandiere, magari la Roma potrà averne un'altra speciale come Totti, e così come l'Inter, come il Milan, anche se ormai i tempi sono questi. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Sparta Praga Inter, ore 19, speriamo bene, e forza Inter sempre, e alla prossima ragazzi, ciao.